Gentili amici, bentrovati da Andrea Di Pre. Sono a Conegliano e sono nella stanza, nella casa, nell'abitazione, nell'ufficio di una scrittrice, di una poetessa molto conosciuta, devo dire, anche a livello nazionale, ma che è giusto che questa televisione che si occupa di arte possa raccontarvi e voi possiate proprio entrare anche nel suo racconto, nella sua anima, nella luce delle sue opere letterarie. È un mondo questo dove si è persa la poesia, ma Laura Daré ci dimostra che è ancora possibile arrivare alle soglie di quel castello inespugnabile e beffardo che è la salvazione. Laura, tanto complimenti, complimenti e piacere che siamo qui insieme. Allora, piacere. Dico subito, tantissimi attestati, tantissimi diplomi, libri scritti, libri di poesie, di racconti, di fiabe, Fiori sul sentiero, e ancora Le donne del porto, e ancora L'omino della notte e altre favole, e ancora Il giardino di Sara e altre fiabe. Insomma, è impossibile riassumerli tutti. Laura, dove sei nata e racconta brevemente la tua storia. E sono nata, ringraziando il Signor, a Conegliano, esattamente a Coiobrigo. Allora, sempre ringrazio il Signor, sto bene, e scrivo, lavoro e scrivo, però ho una vita piena di problemi per salute, perché devo sempre fare terapie, per ginnastica, per la schiena, per le ginocchia e tutto, perché da piccolissima avevo un problema, al semustar. Però le terapie le devo fare sempre, so che malattie che ho, e quindi so che devo sempre curarmi. Per il resto ho sempre scritto fin da quando ero piccolissima, da quando ho imparato a tenere la penna in mano, ho sempre scritto. E quindi qua, come vediamo, abbiamo qualche libro, non tanti, qualche libro. Perché io ho detto al nostro amico Matteo, senti, quelli che ho fatto i libri li ho fatti, però sono molti di più quelli che ho ancora da fare. E molti di più quelli che ho ancora da scrivere. Adesso ne sto facendo 2-3 contemporaneamente. Sì, voglio dire, ho sempre scritto, quindi... Allora, intanto proponiamo subito una tua poesia, però prima di dirlo vi dico subito che c'è il telefono di Laura Daré in sovrimpressione e anche le scuole, gli istituti della terza età, l'università della terza età, ma tutte le persone che la volessero invitare per una testimonianza, un momento di poesia, di alta poesia, la possono chiamare, perché vi assicuro avete una grande poetessa, un grande personaggio che ma ovunque in Italia, ecco, perché ti muovi ovunque. Ma sentite la delicatezza e anzi questa poesia che si intitola Istante d'eternità. Istante d'eternità. Questa poesia è presa dal libro Orizzonti luminosi, che l'ho fatto questo libro nel 1988. Una poesia non scade mai, non va mai, voglio dire, fuori moda. Istante d'eternità. Albeggia. Il grande amore, spazio, luce, movimento, trionfa su tutta la terra come alla vigilia dell'uomo. L'uomo, il prediletto della creazione, irrequieto e vagante in un istante d'eternità, troneggia, domina, è sazio e confuso del bene che lo circonda, lascia un segno, l'arte. Grazie. Avete sentito? Complimenti veramente anche l'arte che vince la schiavitù del tempo. È Laura Daré, le sue opere. Una trasmissione velocissima, ma che vedete in più occasioni. Vi ricordo il telefono della scrittrice per parlare direttamente con lei e per invitarla, come dicevi, giusto, nelle scuole, certo. per le tue giornate. Sono disponibile a tenere incontri con l'autore nelle scuole, nelle biblioteche, in qualsiasi posto, bambini piccoli, grandi, grandissimi, università, adulti, eccetera. Certo, anche per riscoprire cosa la poesia riesce a trasmettere. Certo. Complimenti alla scrittrice e grazie a voi per l'attenzione. A presto.